Una sfilata di moda davvero speciale per dire l'integrazione è possibile ovunque, anche su una passerella. È stata un grande successo sia per lo spettacolo che per la risposta di pubblico la quarta edizione di Tutti in Passerella, iniziativa organizzata dal Coordinamento Nazionale Disabili Gravi e Gravissimi che quest'anno ha fatto tappa a Lucca. In una chiesa di San Francesco trasformata a dovere, coppie di modelli hanno sfilato presentando degli abiti donati gentilmente da alcuni partner, dando vita a uno spettacolo unico per un messaggio di gioia di vivere e piena partecipazione alla vita sociale. La quarta edizione ha sempre riscosso grande successo e oggi sta avvenendo la stessa cosa. Esatto, non me ne sono persa nessuna, così come non se l'è persa mia figlia Letizia, che sfilerà insieme agli altri ragazzi. E devo dire che inizialmente per me è stata un po' dura mandarla in passerella alla prima edizione, poi l'ho vista talmente gioiosa, talmente felice insieme a tutti gli altri ragazzi di vivere questo momento magico per loro, che non ho avuto più dubbi ed ora è insieme agli altri a sfilare e a vivere questo momento magico. Sul palco tre presentatori d'eccezione, Remo Santini, Vagna Della Bidia e Marina Petri. Perfetta la regia di Emiliana Paoli che insieme a tanti volontari e al sostegno delle fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca hanno reso possibile questo pomeriggio davvero indimenticabile.